Buongiorno, sono Beppe Sardi e vi volevo oggi parlare e, perché no, farvi preparare il bollito misto alla piemontese. La cosa principale è che il bollito va cotto in acqua bollente. Allora noi dobbiamo immergerlo in acqua bollente. In questo caso possiamo cuocere il bollito in diverse pentole. L'ideale sarebbe una pentola per ogni taglio, perché così andiamo poi a recuperare i brodi, a buttare quelli che non ci servono e a tagliare gli altri. Ecco, questa è la scaramella. Vi consiglierei di prendere la scaramella e andarla ad immergere nell'acqua calda. Poi prendiamo il muscoletto, che poi sarebbe lo stinco disossato, e andiamo a mettere anche lui nell'acqua calda. Poi prendiamo la testina, un pezzo di testina, e andiamo a metterla da sola. Questa bisogna cuocerla sola, perché il brodo di cottura di questa carne va poi buttato. Prendiamo i cotechini, che mi raccomando non vanno assolutamente bucati, perché esce la sostanza buona ed entra l'acqua di cottura e a noi non serve. Andiamo a metterli anche loro nella sua acqua. Prendiamo la gallina e andiamo a metterla anche lei nel brodo, nell'acqua calda. La lingua, in questo caso, che ovvio potete anche dal macellaio farvene dare solo un pezzetto, non c'è bisogno sempre di cuocere una lingua intera. E questa è la coda già tagliata a pezzetti che il macellaio già vi taglierà, e mettete pure questo. L'unica cosa che possiamo mettere assieme è la coda e la lingua. Intanto è un brodo che recupereremo il 10% nel comporre poi il nostro brodo finale, che andremo poi a usare sia per mettere giù due agnolotti, due tortellini o fare un risotto al Barbera, ad esempio, useremo poi questi brodi. Questo è come avviene la cottura. Ovvio che bisogna lasciarlo sempre ben coperto poi di acqua, lasciarlo in modo che cuocia lentamente, non deve sobbollire, non deve bollire molto forte. Non c'è un tempo giusto di cottura, perché ogni taglio ha i suoi tempi e in base alla pezzatura avremo le cotture. Perciò ogni tanto bisogna andarlo a settire, toccarlo con una forchetta e vedere che non esca più il suo liquido interno. A quel punto è cotto. Se passiamo troppo la cottura avremo un bollito filaccioso che non va assolutamente bene. Benissimo, il nostro bollito è cotto ed è pronto ad essere mangiato e quindi impiattato. Allora, qui abbiamo la scaramella, questa è la scaramella, poi abbiamo il muscoletto, il muscoletto che in questo caso è lo stinco disossato. Il cotechino, questo ovviamente non può mancare, con due fettine anche di cotechino, così. La coda, che sicuramente ha un gusto molto intenso, molto forte. Abbiamo la testina, andiamo ad affettare, possibilmente quando si può la fettina andrebbe servita sia con la cotenna che con la polpa. Abbiamo la lingua, in questo caso è una lingua di vitello, non molto grande, però è ottima e buona ugualmente, e per finire con la gallina. E così noi abbiamo il nostro bollito così pronto. Ora io potrei consigliarvi queste due salsine. Questa è una salsina, è una composta di cipolle rosse. Mettiamo un cucchiaio di queste cipolle. Questa è un'altra salsa che posso consigliare, è un pomodoro maturo con i semi di senape, e andiamo a mettere un'altra parte. Prego, a voi e buon appetito.